Questa è la nostra roadmap e quindi vediamo che dal 2020 abbiamo cominciato ad avere, misurare su tutti i siti le nostre emissioni. Questo vale per i siti industriali, vale anche per l'headquarter, perché sembra, ma anche i nostri uffici sono piuttosto impattanti in termini di inquinamento e di emissioni di CO2. Per arrivare poi allo scopo 3, quindi a attivare anche i nostri fornitori con le nostre stesse logiche, le nostre stesse sensibilità, e siamo riusciti, questo negli ultimi 2 anni di pandemia, a completare questi due obiettivi. Quest'anno l'obiettivo, che è già quasi stato raggiunto, è quello di avere dei packaging riciclabili, e abbiamo il 65% ormai di quello che produciamo che è riciclabile. E di questa parte, la parte quella che per noi è preponderante, quindi flessibili, che sono già al 95% sostituiti con materiale riciclabile o in alcuni casi addirittura compostabile. E questo è importante per poi raggiungere la parte finale, perché poi quando l'erba è bassa è più difficile da tagliare bene. Ci metteremo nei prossimi 3 anni per arrivare ad avere un completo pareggio di footprint sul pianeta.